Ciao, oggi voglio farvi un esempio concreto di che cos'è marketing. Guardate qua. Che cos'è? Qualcuno già conosce Pico Macario, che cos'è? Se non lo conoscesse. Voilà! Guardate un po' che bel matitone, il matitone di Pico Macario. In realtà è semplicemente un portabottiglie. Qui dentro c'è una bottiglia di vino, però guardate dove lo mette, in questo splendido matitone di latta. Questo è marketing, ragazzi, questo è marketing. Vendere bottiglie di vino si possono vendere in mille modi, sullo scaffale di un normale supermercato. Ma avete mai visto questa su uno scaffale supermercato? Questa tutti la vogliono. E la bellezza, sapete qual è? Che questa cosa, questa confezione, questa latta, la fa pagare Pico Macario. Questa confezione, una confezione che la fa pagare in più. Quindi la gente spende di più per avere un qualcosa che poi cosa fa? La mette in casa, la mette, molti fanno le vetrine nei negozi, la fa vedere gli amici, fa i regali perché sono belli. Quindi spende per fare pubblicità a Pico Macario. Ecco cos'è il marketing. Questo è il marketing. Se vi ricordate nelle nostre regole fondamentali, 10 regole fondamentali del marketing assicurativo, c'era il packaging, argomento completamente dimenticato dal mondo assicurativo. Guardate cosa si può fare col packaging. Pubblicità gratis. Anzi, i clienti che te la pagano per farti pubblicità. Pensiamoci. Allora, se diciamo sempre che le compagnie non ci pensano e che sarebbe bello, auspicabile, cosa buona e giusta che le compagnie ci mettessero un po' testa in queste cose, almeno un decimo di quanto mettono sul digitale, su te, firme, PowerPoint, queste cose qua che dicono. Pensassero anche un po' di cose concrete, magari si potrebbe fare la differenza. Ok, non lo fanno, non sono capaci, non ci arrivano, non lo so, è inutile pensarci. Pensiamo a noi. Quindi noi cosa possiamo fare per fare dei packaging, per fare un qualcosa di wow, che bello, me lo tengo, lo faccio vedere, lo regalo. Lo possiamo fare anche noi. Pensiamoci, ognuno nelle sue specificità, col suo carattere, con le sue passioni, con i suoi hobby. Magari qualcuno ha un hobby particolare, può creare anche degli oggetti particolari legati al suo hobby, alla sua passione, giocare a golf, a tennis, l'antiquariato, la musica. Ognuno può inventarsi qualsiasi cosa, ma pensiamo a questo packaging. Pensiamoci. Il packaging può essere anche digitale, facendo delle belle frasi, delle belle lettere, un qualcosa che piaccia, che la gente voglia avere, indipendentemente dal prodotto stesso. E dare ricchezza al prodotto stesso. Il prodotto stesso aumenta ricchezza grazie a quella cosa lì. Anziché dare quei 200 fogli che escono dalla stampante in bianco e nero, tutti un po' stropicciattini, che non so mai come pensare, dove mettere una cartellina e vi dicendo. Creiamo qualcosa di bello. Questo ci può far sempre fare la differenza. Ok? Ciao!